Dottor Imposimato, qui per parlare di legalità costituzionale e disobbedienza civile. Partiamo da quello che sta accadendo in quest'ora al Parlamento. Qualcuno ha osservato il Movimento 5 Stelle, in nome di un parlamentarismo proprio estremo, fa lo sgambetto al PD pur di non votare una legge come quella Cirinnà sulle unioni civili. Lei che cosa pensa? Guardi, io sono un cattolico e quindi ho una mia, diciamo, formazione spirituale, culturale, un po' condizionata dalla mia appartenenza alla fede cattolica, quindi ho delle perplessità come persona, perché ho letto ad esempio la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che quando parla di famiglia parla dell'uomo, della donna, eccetera. Quindi per me la Dichiarazione Universale è una legge suprema, così come ho letto di Aristotele, che fa l'elogio della famiglia come pilastro dello Stato, cioè senza la famiglia lo Stato non esiste, quindi, però la famiglia la intende sempre in maniera così come noi l'abbiamo ritenuto. Quindi, però io rispetto, perché la Costituzione all'articolo 3 prevede anche l'esistenza delle coppie omosessuali, quando dice: tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di religione, di razza, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Quando si parla di condizioni si parla proprio di queste. Quindi io credo che noi dobbiamo assecondare quella che è la coscienza civile. Allora, la coscienza civile ormai è tale per cui queste relazioni tra omosessuali sono normali, quindi noi questa la dobbiamo accettare e la dobbiamo regolarizzare, perché non possiamo fare in modo che queste relazioni siano fuori legge. Quindi la legge è necessaria, poi c'è il problema delle adozioni e sulle adozioni ci possono essere motivi di perplessità. Perché? Perché il timore è quello dell'abuso dell'adozione, non è quello che l'adozione in sé può essere giustificata. Quello che preoccupa è che purtroppo ogni legge può essere abusata, nel senso che due persone si mettono d'accordo e fingono di avere una persona da adottare mentre non lo è. Quindi devo capire bene come stanno le cose, non perché sono contrario in linea di principio, ma perché ritengo che bisogna evitare che la legge fatta per un certo fine poi venga destinata a fini diversi da quelli per cui è stata approvata. E del comportamento in aula del Movimento 5 Stelle, movimento al quale lei è molto vicino, cosa pensa? È stato accusato il Movimento di aver affossato questa legge per fare uno sgambetto, insomma, alla maggioranza, pur essendo d'accordo nel merito con i contenuti della legge? Ma guardi, io per la verità ho parlato con Nicola Morra, che è uno dei leader del Movimento 5 Stelle, io non faccio parte, però sono un simpatizzante del Movimento 5 Stelle. Io credo che loro fanno l'opposizione rispetto a un fatto che può essere non accettabile, quello del canguro, quello di bloccare tutti gli emendamenti. Perché? Perché ci sono degli emendamenti che servono a migliorare il contenuto della legge, quindi non credo che il Movimento 5 Stelle voglia ostacolare l'approvazione della legge, vuole evitare che vi siano degli abusi e quindi ha proposto degli emendamenti che possono migliorare il contenuto della legge. Invece cosa pensa della riforma costituzionale targata Boschi, insomma targata Renzi-Boschi, diciamo, quella che è stata approvata e che adesso dovrà passare anche alla seconda lettura? È un obbrobrio, è una cosa grave, preoccupante e che può rovinare la democrazia, può compromettere la democrazia. Guardi, questa riforma è veramente sconvolgente, non è una riforma, è una nuova Costituzione e non potevano farla perché la sentenza numero 1 del 2014 era chiara: si può fare la legge elettorale, non si può fare una riforma costituzionale. Che cosa accade? Che la Costituzione è stata approvata dal 95% dei cittadini,
nel 1947 è entrata in vigore nel 1948. Oggi la Costituzione la si vuole fare con una maggioranza del 25%, 23%, e questo non è possibile. La riforma si fa con la partecipazione di maggioranza e opposizione. Pensi che alla Costituzione hanno dato il loro sì, alla Costituzione repubblicana, socialisti, comunisti, democristiani, monarchici, liberali, azionisti di giustizia e libertà, cioè c'era tutto il Parlamento. Oggi non è che la può fare solo un partito, questa è una riforma pericolosa che ci riporta indietro di 50 anni, quindi noi diciamo no a questa riforma che è pericolosa per la democrazia e soprattutto per la violazione dei diritti umani. Anche perché si dice che la riforma della Costituzione insieme alla riforma elettorale creeranno una sorta di premierato forte dove il potere dell'esecutivo sarà sempre maggiore e quello del Parlamento sempre minore. Guardi, i premier che ha avuto l'Italia sono stati spesso dei delinquenti, condannati per corruzione, condannati per evasione fiscale, condannati per mafia, anche se poi si sono prescritti i reati. Cioè noi abbiamo avuto 30 anni di governo fatta da persone pericolose che non dovevano essere Presidente del Consiglio e noi siamo riusciti a liberarcene perché? Per l'equilibrio dei poteri, perché accanto al potere esecutivo c'era il potere giudiziario indipendente. Quindi questo potere giudiziario deve continuare ad esistere perché se il Presidente del Consiglio fa dei reati gravi deve essere anche condannato come tutti gli altri cittadini. Pochi giorni fa l'allarme sulle prescrizioni a causa delle quali tantissimi processi vanno a finire diciamo nel nulla, più di 130.000 processi l'anno insomma che non si concludono o che si concludono con le prescrizioni, secondo lei come si può porre rimedio a questa disfunzione della giustizia italiana? Bisogna modificare la legge sulla prescrizione, che è una vergogna. E qui il Presidente del Consiglio Re ha fatto uno dei suoi soliti trucchi, cioè ha fatto approvare la legge sulla prescrizione per ridurre il pericolo della prescrizione da una Camera e poi l'ha lasciata così, facendo credere ai cittadini che ha modificato la legge. Così non va. Noi dobbiamo assolutamente fare in modo che questa prescrizione non estingua i reati più gravi che stanno rovinando l'Italia, la corruzione. Quindi noi vogliamo una legge sulla prescrizione che consenta ai giudici di condannare i corrotti e i corruttori che sono i personaggi più pericolosi che stanno in Italia. Si parla di fermare la prescrizione nel momento del rinvio a giudizio, potrebbe essere una soluzione? Questa è una soluzione giusta perché si adegua alla situazione di tutti gli altri paesi dell'Europa. Quindi, ma queste sono cose che sanno tutti, dovrebbe sapere anche il Presidente del Consiglio e fa finta di non saperlo. Un'ultima domanda, lei è stato come magistrato in prima linea contro il terrorismo, contro le mafie, insomma in processi importantissimi per la storia recente del nostro paese. Guardando all'Aquila, quello che è successo qui dopo il terremoto, secondo lei si è mantenuta la guardia alta per quanto riguarda il contrasto alle forme di infiltrazioni mafiose, corruzione oppure invece ci sono state anche delle falle? Credo che delle falle ci siano state, stando alle notizie di giornale, però io non sono molto informato su questo. Credo che bisogna stare attenti, che bisogna riconoscere che ci sono degli speculatori che hanno tratto vantaggi sulla pelle di quelli che sono stati vittime della tragedia dell'Aquila, che è città che io amo profondamente e che rispetto, e quindi purtroppo anche all'Aquila c'è stato il fenomeno della corruzione e dello sperpero del denaro pubblico.